Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Anche oggi vi darò tantissime ricette facilissime da preparare in casa e davvero golose, specialmente quella dei biscotti alla panna che mi avete richiesto nel video precedente, quindi preparatevi carta e penna per segnarvi la ricetta. Iniziamo subito dalla mia colazione, che è stata appunto questa qui con il mio solito espressino e questi biscotti alla panna, davvero friabili e deliziosi e facilissimi da preparare. Ecco come si fanno: mettete all'interno di un mixer tutti questi ingredienti che vi ho elencato, quindi lo zucchero, il burro, la farina, la fecola di patate, l'uovo, la panna fresca, il lievito e la vanillina, quindi tutti insieme. Basta un mixer, io ho utilizzato il Bimby ma va benissimo anche tranquillamente un frullatore, e iniziate appunto a mescolare fin quando si sarà creato un composto sbriccioloso. Se lo vedete troppo farinoso, aggiungete un altro goccio di panna. Iniziate ad impastare fino a quando appunto si creerà una palla più o meno omogenea. Dividete l'impasto in due parti, perché con questo che vi ho dato vi vengono almeno 25 biscotti, e iniziate a stendere il primo strato. Poi aiutatevi con un bicchiere per creare i vostri biscotti e con un beccuccio da sac à poche ricavare i buchetti centrali. Infornate a 180 gradi per circa 20 minuti, poi controllate un attimino in base al forno. Se li volete un po' più dorati e croccanti, lasciateli un po' di più. Io vi consiglio di non farli troppo sottili, perché sono buoni appunto un po' più alti. Per quanto riguarda invece il pranzo, oggi ho preparato questo pesto vegan alla rucola, semplicemente tritato gli anacardi, la rucola fresca ben lavata e asciugata insieme a 60 ml di olio e un cucchiaino di sale. Potete anche aggiungere un po' di pepe oppure dell'aglio se vi piace, magari quello in polvere. Io non l'ho messo perché a noi non piace. Ho frullato bene tutto e nel frattempo su una pentola antiaderente ho preparato un po' di pangrattato. L'ho fatto un po' abbrustolire perché andrà a sostituire il parmigiano. Ho cotto la pasta, ho messo anche il pesto e ho condito con il mio pangrattato, che è davvero delizioso su questo piatto. E il mio pranzetto è pronto, provatelo perché è davvero buono questo pesto alla rucola. Per quanto riguarda lo snack invece, quest'oggi ho deciso di prepararmi uno yogurt con una composta di pere fatta in casa, diciamo. Quindi ho preso lo yogurt greco alla pesca, potete anche utilizzare quello bianco. Ho messo 2 cucchiai di sciroppo di agave, potete anche sostituirlo con il miele. Ho mescolato, l'ho messo per il momento da parte, poi ho tagliato le pere a dadini molto piccoli. Ho messo i dadini di pere all'interno di una pentola con 3 cucchiaini di zucchero e mezzo succo di limone. L'ho fatte cuocere per un po', fin quando praticamente la pera avrà assorbito tutto il succo. Sembrerà quasi una marmellata, però con i pezzettoni di pera. Poi ho messo appunto il mio yogurt greco, sopra ci ho messo le pere cotte, lasciate un po' raffreddare ovviamente, e poi una manciata di noci. E questo è stato il mio snack. Questo va benissimo anche come colazione, dà un apporto energetico molto importante, quindi secondo me anche per colazione è davvero ottimo. E per cena, lasciatemelo fare, ma ho fatto i panzerotti romani fritti. Sì, lo so, vabbè, il fritto fa male. Vabbè, e ogni tanto va concesso. Comunque ho messo sempre tutto in un mixer, quindi gli ingredienti per la sfoglia li ho messi nel mixer, ho tritato gli ingredienti. Ho impastato un pochettino con le mani, sempre per rendere il composto comunque bello omogeneo e liscio, e ho lasciato riposare la pasta per circa 30 minuti, ovviamente non essendoci il lievito non deve lievitare. E dopodiché ho preparato il composto che andrà all'interno, quindi ho messo il prosciutto cotto, la mozzarella, il tuorlo di un uovo, l'albume conservatelo perché vi servirà per dopo, e ho tritato il tutto. E nel frattempo ho steso la pasta, quindi dopo che la pasta avrà riposato stendetela utilizzando un po' di farina o aiutandovi con della carta forno, si stende facilmente e se usate la farina non si attaccherà.
Lo stesa per bene, molto sottile, e con un coppapasta mi sono aiutata per ricavare circa una ventina di cerchi. In una parte del cerchio ci ho messo un cucchiaino di composto e ho spennellato i bordi con l'albume che avevo messo da parte. Li ho chiusi, li ho sigillati bene con una forchetta e questi li ho fatti appunto cuocere in olio bollente. Li ho fritti, li ho scolati dall'olio e i panzerottini fritti sono pronti per essere mangiati. Sono davvero deliziosi perché hanno una sfoglia croccante e l'interno è morbido, quindi provateli se non li avete mai provati. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi tanti like e scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate di queste ricette. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e al prossimo video. Ciao!